Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo qui ragazzi in un video tra virgolette speciale, perché hanno aggiornato il Lunar Client. Oggi andremo a provare il nuovo Lunar Client, perché raga hanno aggiornato tutto. Hanno praticamente rivoluzionato il Lunar. Hanno aggiunto delle mod molto carine, le andremo a valutare insieme. E so che hanno modificato una piccola cosa che a molti utenti dava fastidio. Quindi siamo qui sulla schermata del Lunar Client. Siamo pronti per startarlo. Ora vi faccio vedere proprio tutto lo starting che è cambiato. Guardate qui lo starting del Lunar, starting Minecraft. Si apre in finestra, molto molto carino. C'è proprio il caricamento. Dopodiché direttamente si apre in questo modo e non c'è più il freeze del Lunar. Prima c'era il freeze che dovevi aspettare tot secondi per poi appunto joinare. Ora non c'è più il freeze del Lunar. È una cosa ragazzi che secondo me per molti utenti è OP. È una minchiata sicuramente, però per noi utenti che utilizziamo il Lunar e ogni volta c'era sto freeze davvero fastidioso che non c'è più, è un sollievo assurdo. Bene 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 bene. Intanto sono con il mio account. Perché sono tornato con il mio account? Perché ho raggiunto le 500 stelle. Arriverà il montage presto delle 500 stelle, quindi non ci ho fatto un video dedicato, quindi ci farò un bel video dedicato per le 500 stelle prossimamente con il montage. La schermata è rimasta la stessa. Andiamo a vedere però le mod. Vi svelo una cosa che credo ormai lo sapete tutti, però per chi non lo sa io la dico. Se andate su new qui potete vedere tutte le nuove mod che hanno inserito sul Lunar Client. Nuova mod è Pixel Bedwars, che è proprio la mod per le bedwars che ora andremo a vedere. Altra mod Hit Color, che non mi ricordo se c'era ma ora l'hanno modificata. Park Organizer, che non so cos'è. Tab Editor, che non so cos'è, dobbiamo andare a vedere. Poi c'è il Wither Changer, che regà è una mod OP, non sto scherzando. Leadbox già c'era, forse l'hanno fissata in qualche modo. E il Glint, che non uso. Mod nuove è Pixel Bedwars. Cosa sarebbe? Andiamo a vedere nello specifico. Come potete vedere in alto a destra, qui c'è Resources Game. Resources ti dà praticamente cosa hai nel game. Ad esempio, quanto iron hai nell'inventario, quanto gold hai, quanti diamanti e quanti smeraldi. Cos'è invece il game? Avete presente nelle single, nelle double, che non vi fa vedere nella scoreboard quante kill avete e final hai letti? Qui potete vedere quante final avete, quanti letti avete rotto e quante kill totali avete. Potete vedere le win streak in tempo reale alla vostra destra. Session game sarebbe quanti game giocati se non mi sbaglio. E session time quanto tempo dura il game, quindi quanto tempo sta durando il game. Andiamo a vedere però perché c'è anche un'altra cosa delle Pixel Bedwars di mod. Andiamo a vedere però perché c'è anche un'altra piccola cosa delle Pixel Bedwars della mod, ovvero questo qui, che sarebbe che ti fa vedere in che mappa sei, altezza limite e la distanza sotto. Cosa sarebbe l'altezza limite? Praticamente puoi raggiungere tot altezza in una mappa delle Bedwars. E questa qui è la distanza, ovvero che mancano 27 blocchi per raggiungere l'altezza limite. Dopodiché sei arrivato. È una cosa che ti aiuta tantissimo, soprattutto a capire se salgo tutti insieme, c'è l'altezza limite, dopo lì muoio o comunque è difficile riuscire a killare l'avversario. E quindi è una cosa che ti aiuta. Poi andiamo a vedere le hit color. Puoi vedere praticamente le hit di un colore diverso, ovvero puoi metterle dal rosso scuro, dal rosso chiaro, al giallo, al bianco, al pink, a quello che vuoi. E infatti metto un pink leggero che mi piace molto. Vediamo un po' com'è. Bene, nell'Elite Color l'abbiamo visto. Park Organizer non so cos'è, tipo che puoi vedere le pack incompatibili. Noi mettiamolo che non si sa mai. Poi abbiamo la Tab Editor, che appunto è questa mod qui. Già l'ho settata, molto molto semplice, vi spiego cos'è. Parlando prima di ping, quindi puoi vedere il ping numerico. Come potete vedere lì si vedono tutti i ping numerici, che appunto quello lì è il ping americano. Quindi puoi vedere sia il tuo ping che il ping degli altri, cosa che credo sia bannabile in game, non lo so. Dopodiché raga abbiamo la mod credo più bella, perché qui vi spiego come funziona. Questo qui è il tempo, quindi il meteo tra virgolette. Puoi mettere la pioggia, ok? Ma puoi scegliere il colore. Ad esempio la pioggia viola. E guardate qui, la pioggia è viola. Puoi mettere naturalmente anche la neve, ma è viola. Cioè vi state rendendo conto? Che figata assurda. Sono curioso ragazzi di provare queste nuove mod su Lunar Client. Sto riutilizzando il mio account pazzo sgravo Marques. Come potete vedere posso vedere il ping. Purtroppo però c'è una cosa che questo pixel non ti permette di vederlo, perché è buggato. Infatti come potete vedere pinghiamo tutti uno. In realtà quello lì non è il ping vero, ma giocando ad esempio su Coral puoi tranquillamente vedere il ping, sia il tuo che quello degli avversari. E ci siamo ragazzi, primo game con queste nuove mod. Possiamo vedere
tutto in alto a destra. Partiamo dalla prima, 8 limit. Puoi vedere la mappa, quindi le towers. Puoi vedere l'altezza limite, che è 110, quindi di altezza, e che mancano 46 blocchi verso sopra per raggiungere il limite. Come vedete, se io salto è un blocco in più, ho 45, quindi ogni volta diminuisce. Tanto prendiamo della lana e bardiamo, perché qui siamo sulle towers e ci lasciano praticamente subito. Sul Resurgis abbiamo tutti i materiali che abbiamo nell'inventario. Ad esempio, sul Resurgis abbiamo tutti i materiali che appunto abbiamo nell'inventario. Ad esempio, non so quanto gold ho, o magari quanti diamanti ho, o quanti smeraldi, o quanto iron. Bene, posso vederlo in alto a destra, ovvero, cazzo, ho poca vita, devo farmi subito i diamanti, ma ho i diamanti necessari per fare la sharpness? Sì, li ho, posso anticiparmi tantissimo tempo invece di aprire l'inventario e vedere guardando in alto a destra, quindi ti fa vedere quanti materiali hai. Poi su game in alto a destra puoi vedere quante final, quanti letti e quante kill hai fatto in un game. Cosa, regà, bellissima, che volevo tantissimo io appunto nelle bedrooms in singolo che non hanno mai messo. E questo mi ha praticamente rovinato il game. Ok, avete visto, ragazzi, le color quanto sono fighe? A me piacciono veramente tantissime in quel modo. Gheppoliamo al volo. Io posso rushare tranquillamente il verde e final killarlo, perfetto. Poi naturalmente abbiamo una cosa ancora in più, ovvero le Wistrick. Quante Wistrick sei, che puoi vederlo sempre in alto a destra, i game che hai giocato e il tempo di gioco praticamente. Regà, è una cosa secondo me bellissima. Non vedevo veramente l'ora di questa cosa. E credevo che appunto, regà, non l'avrebbero mai messo nelle bedwars, ad esempio, quante kill hai nelle solo. Che secondo me, regà, è una cosa bellissima, davvero davvero figa. Se rimettono la perspective, regà, lì siamo praticamente a le bedwars OP. Comunque il rosso qui ha il letto, che lo distruggiamo subito. Belle comunque le hit. Knockback, dai. Va bene così, mi hanno anche distrutto il letto. Facciamo la spada in iron. Ok. Bene, siamo nel secondo game. Ma notate qualcosa di strano? Io sì, ebbene sì, hanno aggiunto anche una mod che puoi vedere il letto del colore del tuo team. Perché prima in 1.8 erano tutti default, quindi tutti rossi. Dalla 1.14 mi sembra in su già potevi vedere il colore del letto uguale a quello del tuo team. Ma ora anche in 1.8 si può vedere, e sto sognando, prima non si poteva vedere. Queste qui, ragazzi, erano le mod che io sognavo tipo da tantissimo tempo, che mettevano appunto su Lunar, in generale nelle bedwars. E finalmente ce l'hanno fatta. Comunque abbiamo il signor Ago qui che sta arrivando, quindi direi un attimo di salire. Lasciamoci qui, lui vola. Comunque, raga, le hit color pink mi piacciono davvero tantissimo e per ora le continuerò ad usare. Letto andato, come avete visto anche l'acqua è il colore del letto, acqua appunto. Ok, vola, perfetto. Da quello che sto vedendo, praticamente il session time, quindi la nuova mod che hanno messo, dovrebbe essere proprio quanto tempo giochi su Epixel o quanto tempo sei collegato su Epixel. Cosa molto bella, non è il tempo del game, è proprio il tempo che passi su Epixel quando hai il Lunar client aperto. Perché appunto una volta chiudi il Lunar si resetta anche il tempo, almeno credo che è così. E i session game sarebbero i game che hai giocato da quando appunto hai aperto il Lunar. Grande Marques, numero uno. Ok, morto. Letto andato. Vieni qua. Mi sa che mi killa perché non ho tantissima vita. E invece mi hanno distrutto il letto e mi sa che mi stanno anche rushando, credo. Sì, il rosso dietro. Oh, pazzo sgravo, vieni qua. Eliminato. Ghippoliamo, sta arrivando di nuovo il rosso. Ok. Morto. Letto andato. Andato anche lui. Manca solo il team white da eliminare. Esattamente. Andiamo, andiamo. No, 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 no. No, non ora, non ora. No, ragazzi, però allora dopo ditemi. Oggi non abbiamo fatto nessuna win e a me queste cose non mi stanno bene, quindi ora vinciamo. Ok, 8 di iron qui su orchestra, ragazzi, si vola con 8 di iron, lasciamo subito il nostro vicino. E poi, regà, torna l'account di Marques sgravo e non fai una win. È d'obbligo proprio fare una win con l'account di Marques che è tornato. E ora arriva il giallo che è caduto grandissimo. Letto andato. Ok. E tanto mi killa, volete vedere? Meno male, meno male, meno male, meno male. Questa tech pack comunque devo dire mi sta piacendo davvero tanto. L'ho provata anche ieri in live. Se non seguite le mie live, ragazzi, veramente non lo so. Seguite le mie live, cioè lunedì, mercoledì, venerdì dalle 19 alle 22 e la domenica mattina dalle 10 alle 13. Naturalmente qui su YouTube. Facciamo così, il letto del blu è andato. Dobbiamo final killare il blu che sta appunto attaccando il rosso senza letto. E gli ha rotto anche il letto, attenzione. Blu eliminato. Vieni qua, signor rosso.
Andiamo verso il grigio, che è l'unico con il letto a parte me. Cioè, davvero ancora nessuno va in base a rompermi il letto? Non sono in base dal 1933 e ancora nessuno mi va a rompere il letto? Va bene. Neanche il grigio è il letto. Ok, il bianco sta andando in base mia, quindi tra pochissimo perdo il letto. E conviene subito final killarmi allora il grigio. Ok, ho bevuto la jump nel momento giusto. Ok, abbiamo perso il letto. Ho messo la TNT. Grazie per il boost. Siamo prontissimi ad andare da lui. Ha una fireball sicura. Lo sapevo. Perché devi scappare però? Ma signor Bianco, ma venga qui dal Marchessone, non ti faccio mica del male. No, tranquillo, assolutamente. Io ti voglio accarezzare con la mia spada in diamante. Mi dissocio. Ok, sicuramente ora si sta facendo qualcosa di forte. Ad esempio, una spada in diamante o una full dia, qualcosa del genere. Ah, le pozioni si è fatto. Sei proprio bravissimo, bro. Poi te le metti a bere davanti a me, bro. Ma allora se... Sei un grande, davvero sei un grande, punto. Ebbene sì ragazzi, questo video di oggi termina qua. Vi ho mostrato il nuovo Lunar Climb, tutte le nuove mod che si è rivoluzionato davvero. Lasciate un bel like, iscrivetevi e attivate anche la campanellina. Ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video. Mi raccomando, vi aspetto. E soprattutto ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate del nuovo Lunar Climb qui sotto nei commenti. Vi auguro una buona giornata. Bella.